Ciao a tutti, oggi parliamo della lunghezza della freccia, perché io do per scontato tantissime cose, ma a quanto pare assolutamente non sono scontate, ma è giusto così. Molti hanno dei dubbi e alle volte hanno anche paura a fare domande troppo semplici, pensando poi di passare per qualcuno che non sa le cose, non ha capito, è poco intelligente. Anzi, assolutamente no. Chi fa domande è sempre, chi fa domande è curioso, e le persone curiose, credetemi, sono le persone più intelligenti. Quindi ben venga che mi fate le domande, anche le più semplici, e io ve le do risposta. Questa è una domanda che mi hanno fatto in molti e che mi hanno un po' stupito, perché gli istruttori di compagnia dovrebbero comunque, anche su queste cose più semplici, dare informazioni dettagliate. Ecco, tantissimi mi chiedono: ma quando compro le frecce sono lunghissime, e in base a quale motivo, quale le devo tagliare? Perché vedo che si tagliano, che in compagnia c'è una macchinetta che taglia le frecce, ma perché le devo tagliare? Allora, se è vero come è vero che, e questo forse qui per cui è qua, se è vero come è vero che nell'arco olimpico si progetta la freccia in base al proprio allungo fisiologico, quindi quel famoso allungo al bottone più un pollice tre quarti, che si legge un po' in tutte le forme, in tutti i manuali di tiro con l'arco, serve solo per l'arco olimpico. Per l'arco olimpico, perché l'arco olimpico, come vedete, al bottone, dal bottone al riser c'è un pollice tre quarti. Quindi la freccia deve essere lunga al massimo fino qua, perché qua c'è il clicker e la freccia deve uscire dal clicker. Non possiamo mettere il clicker qua così, in questo punto. Il clicker è qua. E quindi l'allungo è fisiologico al bottone più un pollice tre quarti. E quindi nell'arco olimpico la freccia deve essere lunga fino qua. Nell'arco olimpico, nell'arco nudo assolutamente no. Noi possiamo avere frecce anche lunghe, tanto così, senza nessunissimo problema. Non abbiamo il clicker. Possiamo avere frecce che fuoriescono dall'arco anche di 10-15 cm, anche di 10-15 cm. Quindi possiamo tirare frecce belle, belle lunghe. Ma quanto lunghe? Come dobbiamo tagliarle? Beh, la semplicissima azione della messa a punto. Noi prendiamo, ordinate il mio libro, fate l'offerta e nel libro c'è scritto tutto, ma ve lo posso dire anche a voce: con una buona messa a punto io stabilisco il punto d'incocco, stabilisco alcuni parametri essenziali di partenza, dopodiché guardo se la freccia è adeguata al mio stile di tiro, alla mia potenza dell'arco, al mio modo di tirare, come ho l'impugnatura e come rilascio, e a tanti altri fattori. Tutti questi fattori legati insieme fanno sì che la freccia poi voli in modo ottimale, senza disperdersi sempre, disperdersi sul bersaglio a causa di uno spine statico e poi dinamico e errato. Ma come faccio a stabilire questo? Beh, facendo delle prove preliminari prenderò una freccia leggermente più morbida, con una punta intorno agli 80 grani. Per l'arco nudo va benissimo, 80 al massimo 90 grani, 80-90 grani. Dopodiché ne taglierò un pezzettino qui finché la freccia non si pianta perfettamente sul paglione. Quindi la freccia si deve piantare sul paglione, se la tiro ad altezza d'occhi, perfettamente parallela al terreno, e non deve essere né spostata verso sinistra né spostata verso destra. Quindi la mia freccia dovrà piantarsi in modo perpendicolare al paglione e parallela al terreno. Quando ottengo il risultato modificando il punto d'incocco per quanto riguarda
questa variazione e modificando la lunghezza della freccia per quanto riguarda questa variazione. Io ho fatto esattamente queste prove con questa freccia e come vedete la mia freccia è lunga un po' di più del bersaglio e mi permette di essere tirata e di essere performante verso il bersaglio. Quindi in questo modo si sceglie la lunghezza della freccia. La lunghezza della freccia si sceglie in base al setup che voglio ottenere. Quindi non vi preoccupate se la freccia è un po' più lunga e fuoriesce anche di 5, 10, addirittura di 15 cm dal bersaglio. È logico che dobbiamo, più siamo vicini, più otteniamo la perfezione. Quindi l'ideale è non che non sia troppo arretrata dalla finestra del mio riser, ma sia a circa un centimetro, due centimetri almeno, fuoriesca di almeno un paio di centimetri. Diciamo che questa sarebbe la lunghezza ideale, ma se poi alla fine la lunghezza sarà questa, nessunissimo, ripeto, nessunissimo problema. Ok, lo rivediamo. Ok, spero di aver risolto qualche dubbio sulla lunghezza della freccia e sul setup dell'arco per la ricerca della freccia migliore. Se avete qualcosa da chiedere non esitate, iscrivetevi al canale, scrivete nei commenti e io rispondo sempre a tutti. Ciao, buone frecce a tutti.